RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web. RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre ritenti, un denominatore comune, professionalità multimediale, ascoltaci. State ascoltando Antenna Romana 1. Ascolta Radio Vacanze, con noi ti sembrerà sempre di essere in giro per il mondo. Di nuovo il più cordiale ben connessi giunge a tutti quanti voi da parte mia, Roberto De Angelis, RDA Radio 1, Spreaker, scritto con la K.com, naturalmente poi Twitter, naturalmente YouTube RDA Radio 1, Spotify Free RDA Radio 1, ma siamo collegati anche con online radiobox.com, con Antenna Romana 1 di Giampiero Bindi, Penna Tiberina in provincia di Terni, e naturalmente con Quartu Sant'Elena in provincia di Cagliari. Pensate i ragazzi dove mi sono andati a proiettare. Io saluto anche Radio Mela connessa con noi, come saluto Niceto, Radio Web TV di San Pier Niceto di Messina, poi tutte le altre mi devo fermare, se no con l'ospite diventiamo bisnonni perché arriviamo oltre le ore 24. 96 canali collegati con noi, di questo sono molto contento, ma sono contentissimo per la seconda volta di ospitare l'artefice, il pilastro fondamentale della creazione di una bellissima trasmissione del sabato sera che fa varietà e spettacolo in maniera semplice e per questo riesce sempre nel suo intento. Sto parlando di Festival Italia in Musica, che va in onda ogni sabato sera alle ore 21:20 sul canale 13 di Lazio TV e da noi viene ripetuta su twitter.com Rob De Angelis. Paola Delli Colli, buonasera a te. Eccoci qui, buonasera a te, buonasera a tutti voi. Grazie di essere... L'elenco che hai fatto, siamo praticamente in Eurovisione quasi. Sì, praticamente il polipo ci fa un baffo, il polipo pesce, no? Bene, bene. Poi tu sai benissimo... Siamo ascoltabili ovunque. Tu sai benissimo che a me manca qualche venerdì, difatti trasmetto di venerdì, è normale, no? E quindi ce lo mettiamo il venerdì. Ci mettiamo allora il venerdì. Ci mettiamo allora il venerdì. Ce lo mettiamo. Esatto, io poi non lo so perché, ma io sono sempre emozionato quando ti presento. Perché presento, secondo me, una delle più bravi presentatrici esistenti in Europa. E questo non te lo dico per vuoto complimento, te l'ho sempre detto, te l'ho sempre fatto, e secondo me dovresti essere anche in situazioni migliori, più grandi, più importanti e più rilevanti. Al Festival di Sanremo stanno cercando nuovi presentatori. Prendi Paola Delli Colli, gli fai organizzare il Festival di Sanremo, vuoi vedere che esce un festival di quelli numero uno dove viene onorata e glorificata la musica, perché quello poi è il sale essenziale di Festival Italia Musica, no? Hai detto una cosa giustissima e molto molto saggia, è vero, il filo conduttore è la musica, quindi quella è quella che deve emergere maggiormente, musica e anche gli ospiti, insomma un po' tutto quello che va a formare poi Festival Italia e Musica. È vero, c'è anche l'angolo di attualità messo molto bene e molto condensato, perché io poi sono sempre di quell'avviso classico: se produciamo e realizziamo uno spettacolo musicale dobbiamo fare lo spettacolo musicale, se vogliamo fare attualità, perché nessuno ce lo nega, allora facciamo l'attualità, ma non misceliamo troppo i due elementi, perché viene alla fine un prodotto forse sterile, forse noioso al pubblico. Ma poi si rischia che uno magari annulla l'altro, fatto magari in una situazione di una parentesi, di una pillola di attualità, comunque ci sta bene, fatta di tanto in tanto anche. È vero. Poi a seconda dell'argomento che vai a trattare, tipo la settimana scorsa abbiamo trattato appunto la presentazione di un libro di una scrittrice che ha scritto una storia molto bella e molto forte, insomma
Quelle sono situazioni che ti riempiono anche un po' il cuore e ti riempiono naturalmente un po' lo stile della puntata. Esatto, e adesso che sono in radio, che diciamo ho un attimo di briglia sciolta, ti dico che rivedendo ancora quel tratto, quella composizione di quel libro, come è stato presentato e la storia che c'è dietro, ho ancora i brividi dietro, molto forte. Ho ancora i brividi dietro la schiena. Perché tu hai detto bene, la forza che ha quella donna, io non ho parole per definirla. Poi invito tutti a rivedere, perché l'abbiamo messa pure qui da noi su YouTube. Sì, è Raffaella Simeoli, la scrittrice, che è un architetto donna. E il libro è Lungo Inverno. Io infatti ho consigliato a tutti di leggerlo, perché poi al di là della storia è un'autobiografia molto forte, però è anche un modo per, insomma, per capire tante situazioni, soprattutto ecco, quando ci si lamenta un po' troppo spesso di cose futili e inutili. E una bella riflessione farebbe bene un po' a tutti. È vero, bisogna tanto riflettere su quella che è la condizione essenziale della vita, di questo dono che Dio ci ha dato, e che è un soffio, e quindi dentro quel soffio noi dobbiamo realizzare i nostri obiettivi e dobbiamo tentare di migliorarla sempre di più questa vita. È vero. Sinceramente, quando sento i rimpianti per gli anni passati, per gli anni precedenti, mi viene una tristezza, perché allora vuol dire che l'attuale non è valido, perché se io devo sempre pensare ai tempi passati come migliori, vuol dire che qui abbiamo un futuro o un presente che c'è qualcosa che non ci piace, che non ci piace certamente. Invece, tornando adesso allo spettacolo, ci piace molto Festival Italia Musica. Ci era piaciuto fin dalla prima puntata. E il bello che c'è, mi dice Valentina, che è qui della redazione, dice la signora Delli Colli ha uno studio molto accurato e approfondito di tanti e tanti aspetti. Cioè, a te non ti sfugge un millimetro. E poi, una volta che tu termini e dai appuntamento all'autunno successivo, vai in ferie, per modo di dire, perché elabori 10.000 formule, se metto questo a posto di quello, se faccio queste sette. Ecco, brava, hai detto bene. Praticamente non ti fermi per mai. Modo di dire. Sì. E poi, soprattutto se hai un copione, abbiamo notato che ce l'hai solo con l'avvocato Carlo Sguazzo il copione, se mai si può definire tale. Sì, perché me lo cambia magari la sera prima e quindi comunque mi ci do uno sguardo lì per lì, anche se poi inquadro, diciamo, l'argomento, certo, quello che vuole trattare l'avvocato Sguazzo, e quindi allora chiudiamo, intanto buttiamo l'occhio. Chiudiamo un attimo la cornice sull'avvocato Sguazzo, che ci sarà pure domani sera, penso, no? Certo, l'avvocato c'è sempre ormai, foro, quindi senti, una presenza fissa. Paola, non ci sente nessuno, vedo che adesso in diretta abbiamo 129 persone, per cui siamo pochi, no? Siamo io e te praticamente. Sì, dai. 131 adesso, sono contento di questo. Poi Elena, chi è Paola Delli Colli e che cos'è? Un clone, scusa, è Paola Delli Colli, sì. Cioè, c'è gente che è incredula, vabbè, ma va bene anche ciao, questo. Ciao Elena. Oh, e la voce la sua, la sentite? Senti, ma detto internos, mi dici chi è Salvatore? Ma guarda, ti giuro, non lo so neanche io. Ho tentato più volte, mi dici chi è Salvatore, ma ha detto no, non te lo voglio dire, non te lo dico. Lo svelerò all'ultima puntata, quindi dobbiamo aspettare la fine del festival, delle puntate, per sapere finalmente chi è Salvatore. Non ne ho la più pallida idea. Paola, ma ci dobbiamo credere che ci dirà chi è Salvatore? Io ho qualche dubbio. Secondo me sì, secondo me esiste, perché conoscendo l'avvocato Sguazzo esiste, e sicuramente dall'ultima puntata ce lo dirà. Poi esatto, magari per la prossima edizione, se Dio vuole, sicuramente ci sarà qualche altro personaggio. Però per questa penso che alla fine ce lo... cioè, anche perché lo costringeremo, non è che ce lo dirà, lo costringeremo proprio, lo metteremo sotto torchio. Ma ci dice chi è e mai lo molliamo. All'ultima perché puntata... Perché adesso è anche una curiosità mia, cerco di capire, ma niente. Magari all'ultima puntata progettiamo che lo leghiamo sulla sedia, non lo facciamo muovere. Anche, gli strappiamo quello che porta e quindi, L'avvocato Carlo Sguazzo, che poi al secolo è Lino Barbieri, grande cabarettista, bravissimo, comico, bravissimo, attore, poliedrico. Bravo. E grande pure l'altro tuo collaboratore, l'altra tua spalla, poi è diminutivo definirla così, l'altro che ti affianca, che è Alfio Lombardi. Alfio, bravissimo. Che viene dall'orchestra italiana di Renzo Arbore, la radice artista è quella. E poi ha lo spettacolo nel sangue, nelle vene.
cioè sì, lui studia sì, la situazione, tu stai dicendo una battuta, lui già è pronto con una controbattuta, con una sì, contromisura. Ma che poi le cose che diciamo, niente è preparato, praticamente quello che ci viene, oppure non lo so, prendiamo spunto da una situazione che stiamo vedendo, da una canzone, o da un ospite che magari fa una faccia strana, o da uno sguardo, e da lì ci viene, in realtà non prepariamo niente. Non abbiamo l'abitudine di prepararci nulla, tutto così com'è, in modo molto spontaneo, perché ci divertiamo di più anche noi, perché io non so mai quello dove andare a parare, magari dico una cosa e lui ne intende un'altra, ne capisce un'altra, e quindi viene fuori magari, cioè proprio una cosa simpatica, divertente, ironica. Il gioco del perché, la commedia degli equivoci, c'è un po' certo, tutto. Sì, 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 chiaro. E veniamo un attimo alla puntata di domani sera. Io qui domani sera dovrò lasciare il timone ai ragazzi del gruppo, perché verrò a trovarti direttamente. Certamente. Grazie di questo onore. Soprattutto sarà una super puntata, innanzitutto perché si farà nel super teatro di Gold TV, no? Sì, 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 la facciamo. Io lo definisco quello, lo studio, il teatro delle grandi produzioni e delle grandi occasioni. Allora, si comincerà all'inizio con gli ospiti di giro, di turno, di rito, che certo, produrranno i loro brani, le loro canzoni. E poi però sì, ci sarà un omaggio agli anni 60 subito in apertura. Così mi risento subito giovane, yeye. Mica male, mi riprendo 70 anni, non lo so io, dai. Allora, e poi dopo sono previsti i super ospiti. Super ospiti, super ospiti, amatissimi, colorati, davvero unici, inimitabili, straordinari. E possiamo dirlo perché l'abbiamo già cominciato a mettere su Facebook a più riprese. Ci stanno i cugini di campagna, quindi le più belle canzoni, e poi proporranno quest'ultimo successo del Festival di Sanremo, Lettera 22, che è un pezzo che sta andando fortissimo, come loro del resto. Che poi ci ha dato una sorpresa, perché abbiamo sentito Nick Luciani con un'altra tonalità vocale. Però diciamo anche restando con il suo falsetto, Sì. Quello è proprio il suo tratto distintivo, però il pezzo è molto bello, anni 80, però nello stesso tempo anche abbastanza moderno, attuale, con diversi significati, no? Perché poi Lettera 22 è stata pensata per la macchina da scrivere, c'era una macchina da scrivere come che no, si chiamava proprio Lettera 22, e in più è anche la lettera che manca nell'alfabeto, e qui anche ce l'hanno aggiunta loro. È un po' una lettera che praticamente parla un po' di sentimenti, sai, quando non hai sempre la forza di dire delle cose e di esprimerti, e quindi magari la scrittura in questo aiuta. È molto bella, quante la volte è molto per bella, eccessiva, poi è orecchiabilissima. Esatto, quante volte poi per eccessiva timidezza non abbiamo detto magari quel ti amo che avrebbe potuto cambiare chissà la nostra vita, no? Abbiamo tutti una passione segreta. Abbiamo una bella lettera 22. Esatto. E poi penso che ci sarà anche la storica Anima Mia, se non vado errato. Non so se la faranno. Quella è una costante fissa. Quella ci deve essere per forza. Quello è il manifesto generazionale proprio, davvero di tutti, la colonna sonora un po' di tutti noi, quindi che ci ha accompagnato poi nel corso del tempo, degli anni, quello è proprio un evergreen che continua a brillare di luce propria. E poi tutte le versioni che gli artisti stranieri ogni tanto producono. Lì ci sono state tante versioni di Anima Mia, è stata cantata da Dalida, è stata cantata da Sinatra, dagli ABBA, dai Sante Smeralda, da Baglioni ha fatto proprio tutto un remake di Anima Mia, Meneguzzi, davvero sono tantissimi, ci sono tante belle versioni, tante traduzioni, insomma, quindi è veramente è una hit internazionale Anima Mia. È un brano che ha colpito il cuore e l'anima di tutti, anche di chi ufficialmente dice no, non mi piace, e poi magari trovi che canticchiano pure quelle persone lì. Guarda, allora, io conosco i Cugini di Campagna da una vita, quindi siamo, infatti li chiamo i miei fratelloni, perché effettivamente c'è proprio un rapporto al di là poi della professione, proprio di amicizia, dovrei dire proprio di famiglia. Sì. E spesso durante l'estate facciamo anche tante serate insieme,
e sono, devo dire, amatissimi, ma cantano da zero, dai bambini alle persone proprio più adulte. Tutti cantano Anima Mia ed è uno spettacolo vedere che cosa accade, perché davvero ti riempie proprio il cuore vedere tante generazioni, dai bambini alle mamme, alle nonne, alle zie, alle cugine, che insieme cantano questa canzone. È proprio uno spettacolo nello spettacolo, credimi. Se vi capita, andate a vedere un loro concerto, perché è bellissimo, bello. Beh, io anni fa vidi il concerto che fecero a Sonnino, avevano anche, se non vado errato, due elementi che oggi non ci sono più, che sono stati cambiati nel corso degli anni. Sì. E io ti dico che a Piazza Garibaldi a Sonnino, che di solito 40-60 sedie erano più che sufficienti, la gente arrivava fino alla discesa a Sonnino Scalo, pur sì, di sentire da sotto, da Sonnino Scalo, che non si riusciva a vedere la sommità di Piazza Garibaldi, pur di sentirli cantare. Tutte le serate sono così, sono sempre piene, hanno un fan club molto attivo, devo dire sono amatissimi, perché poi sono bravi, ma sono anche simpatici, spiritosi, poi con questi abiti particolari, insomma davvero ci sono un po' tutti gli elementi che te li fanno amare totalmente. E poi, umanamente parlando, sono molto alla mano. Sì, e sembra che parli con quattro amici che conosci da sempre. Sì, 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 proprio classici quattro amici al bar, è vero, è così. Sono delle persone proprio molto molto semplici, molto genuine, schiette, di battuta, di grande ironia, e malgrado insomma sono dei personaggi in vista da più di 40 anni, quindi proprio un pezzo di storia della musica italiana. Allora, cominciamo a ricapitolare gli appuntamenti. Domani sera sul canale 13 di Lazio TV alle ore 21.20, dalle 21.20 alle 23.20. 21.20, sì. Poi la prima replica ci sarà domenica su Roma 82, sul canale 82 di Roma TV alle ore 18.10, qualcosa del genere. Però mettetevi, sintonizzatevi alle 18, perché pure se c'è uno spot in più, aspettate tranquillamente. Certamente. Perché lo spettacolo sono spot veloci. Esatto. E poi la sera su TR118 su Teleregione. Sì. Esatto, alle 21.30, se non vado errato. Sì, alle 21.30. E poi, naturalmente, questo al di fuori dell'ambito televisivo, ragazzi, su Twitter la puntata rimane, non si cancella, per cui chi vuole rivedere Paola Delli Colli lo può fare anche in differita. E soprattutto poi c'è un piccolo aneddoto sul nostro Twitter, no? Noi pubblicavamo Festival Italia Musica, il logo lo conosci qual è, no? Giustamente. E noi trovavamo che Twitter ci toglieva il logo per motivi di copyright. Abbiamo avvisato il direttore artistico Franco Renzi, guarda che qui succede questo e questo. Dice, ma è il mio, dice, se ti autorizzo io a mettere il logo. E questi ce lo tolgono. Alla fine è vero. Ho trovato l'escamotage. Mi sono preso 9 foto della signora Paola Delli Colli che stanno su Facebook, quindi non sono riservate, giustamente. Mm-hmm. E noi ogni sabato mettiamo una foto diversa della signora Paola Delli Colli, perché da quando mettiamo le tue foto, la gente riconosce anche la foto e corre. Noi vediamo a un certo punto che mentre sta andando in onda la puntata, cominciano a girare i numeratori, e questo è molto bello, molto positivo, perché vuol dire che lo spettacolo c'è, esiste. Perché tante volte quando si vede il varietà, io non mi stancherò mai di dirlo, dimmelo se sono noioso però, cara Paola. Cioè, no, è così, è così. Il varietà vero è quello che state facendo voi, con semplicità, con chiarezza, con trasparenza, perché se io voglio passare 2 ore in serenità con tutti i guai del nostro mondo, con tutti i problemi personali di tutta la settimana, voglio divagarmi un attimo, perché mi devo trovare un varietà che si impicca tante volte, nel senso che è pesante, non scorre, alla fine cambia canale, metti un film, va che è meglio. Invece con voi, e soprattutto con te che presenti, si entra il primo minuto, poi vabbè 10 minuti, 20 minuti, eccetera eccetera, ma a un certo punto, signori, io vi ringrazio che sono entrata nelle vostre case, ma che sta dicendo? Sono già passate 2 ore, non è possibile. È vero, a volte capita anche a me che magari mi fa segno il direttore artistico Franco, che mi dice guarda, 5 minuti e andiamo in sigla. Dico, mamma mia, già passate 2 ore, perché poi l'obiettivo è quello.
di far arrivare insomma a casa, di regalare un paio d'ore di leggerezza, di divertimento, in una routine piena, costellata di problemi, eccetera. Quindi arriva il sabato sera, ti rilassi, ascolti delle belle canzoni, della bella musica, tutto fatto in maniera molto così diretta, con simpatia, praticamente come se ci conoscessimo tutti da sempre. È vero. Secondo Enrico, che ci scrive dal Laurentino 38, che bello sentire nella tua web radio Paola Dellicolli. Grazie, molto gentile. Ringraziamo la signora Dellicolli che mi concede l'onore di intervistarla. No, grazie, grazie a chi ci ascolta e a chi naturalmente ci segue. Io dico sempre grazie a tutti quelli che ci seguono, che ci dimostrano davvero grande affetto. Allora, il programma è variopinto, soprattutto anche per questo corpo di ballo che diverte e anima ogni canzone. Corpo di ballo formato da 4 persone, se non vado errato, 4-5 persone. Sì, è Flash Dance, la scuola è Flash Dance, e devo dire anche loro sono delle professioniste che lavorano molto anche durante la settimana, un po' su tutti i pezzi. E devo dire che al di là di quello che fanno durante la settimana, spesso e volentieri improvvisano anche, perché magari mettiamo una canzone in più, è bella, ballabile, e hanno questa proprio capacità che si guardano tra di loro, c'è un bel feeling. È vero. E partono subito e vanno a ballare, e c'è molto riscontro, devo dire, mi fanno tanti complimenti per sull'improvvisazione non sono seconde a nessuno, perché io ho visto nel backstage Piero Mirigliano che aveva chiesto una coreografia su Lady Lei e che non era stata preparata, sono stato testimone visivo. Sono scese in campo come se sapevano già tutte le note, come muoversi. Sì, è vero. E questo in genere è indice di professionalità, no? Sì, sì. E poi diciamo che questa professionalità è sia nella maestra di ballo che coordina questo corpo di ballo, ma anche nelle ragazze che vengono. Sì, sì. C'è una seguono attentamente la maestra, è vero. Lei dà delle belle direttive. È un tipo molto in gamba. La maestra è Concetta Migliaccio, bravissima. Io ormai l'ho definita maestra bella, la chiamo, perché è brava e bella, quindi maestra bella. Oh, e Flash Dance poi non è un titolo messo a caso, perché se non ricordo male mi ha detto che è innamoratissima del film Flash Dance. Sì, si ispira a quel film lì. È vero. Tanti aspetti, tante curiosità per seguire Festival Italia in Musica. Il sabato sera dalle 21.20 alle 23.20, e io ringrazio pubblicamente Paola Dellicolli che domani sera mi ospiterà come pubblico, anche perché rivedo pure i miei idoli cugini di campagna. Ti dico al volo un aneddoto durante il liceo classico, allora tutti facevamo i rocchettari, i Purple, Led Zeppelin, il periodo. Poi che succedeva? Che venivano delle compagne di classe, no? Ma nessuno che fa un brano normale, cioè che intendi? Dice, ma anima mia? E noi scimmiottavamo anima mia. E io devo dire, grazie ai cugini di campagna, in quell'epoca, non ero sposato, avevo 16 anni, per cui posso lavorare. Si rimorchiava anche, diciamo la tutta. Rimorchiava, con i cugini di campagna si rimorchiava. Quindi una volta a Fiumicino, a Ivano, l'ho detto, mi è arrivato uno scappellotto dietro al collo, dice, adesso allora facciamo i conti dei diritti. Beh, giustamente. Quindi cugini di campagna per sempre. Cugini di campagna forever. E poi, come dici tu, lo spettacolo e la musica deve essere senza paletti, senza ostacoli. Io posso partire dalla musica classica, che è la maestra di tutte le musiche, passare al jazz, al rock, fino alla canzonetta della musica leggera. Perché se la musica ha tutte queste sfaccettature, io non mi devo limitare a sentire solo un tipo di musica anziché un altro, le sento tutte. Poi tu sai benissimo che noi dietro le quinte ascoltiamo di tutto a 360 gradi. Per forza, anche per avere un metro di valutazione, no? Poi ci facciamo insomma un'idea, ecco, come dici te, una valutazione. Ti dico allora, nella playlist che ci contraddistingue, dove Festival Italia Musica la fa da padrone, ma è giusto che sia così, i Poo Forever con Pierre hanno spopolato. Benissimo, sono contenta. Sono contenta perché ho insistito per fargli fare quel pezzo. Quel pezzo, perché volevano farne un altro. Ho detto facciamo questo, che
è molto bello, magari anche meno cantato, meno ascoltato rispetto a, a Ci penserò domani, rispetto a Chi fermerà la musica, Tanta voglia, certo, di lei, sì, e quant'altro. Sì, sì, sì. Un pezzo poi che ha anche un bel testo, insomma, avanti nei tempi, no? Sì, sì, durante il periodo che l'hanno scritto. E quindi mi fa molto piacere che sia stato apprezzato. Ecco, adesso mi stanno dando l'ultimo, aggiornamento, grazie. Questa è l'età che avanza, non ci fare caso, Paola. Allora, è andato. Allora, mi dispiace per i Wu per sempre, ma sono scesi al secondo posto. E chi è al primo? Al primo è il signor Alfio Lombardi con il brano L'arte do sole. L'arte do sole. Ha fatto una scalata, perché era quindicesimo fino a qualche giorno fa, e è arrivato al primo posto come un fulmine a Ciel Sereno. Poi ci sono, benissimo, vabbè, i nostri insert del canale. Allora, per glielo dico più tardi, che lo devo sentire più tardi, glielo dico. Alfio Lombardi in testa con L'arte do sole. Poi, bene, sarà contentissimo. I Pooh per sempre, chiaramente al secondo posto con Pierre. E al sesto posto entra anche qui un altro fulmine al Ciel Sereno, perché all'inizio stava fra i primi 20, Mario Vettese con C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Ah, bene, bene, il nostro super Mario Vettese, benissimo. E quindi c'è veramente di tutto. Mi piace questa classifica che fai, mi piace. Sì, sì, puoi verificarla tutte le volte che vorrai, vai su YouTube e la trovi. E mi dicono che poi, vabbè, lì ormai Adolfo Sebastiani, Celentano Forever, cammina da solo. Vabbè. È decollato, siamo quasi alle 60.000 preferenze. Mamma mia, è tantissimo. Veramente tanto. E va poi, come un treno. Esatto. E un'altra che sta salendo, zitta zitta, guatta guatta, ma sale, si chiama Federica e ha cantato Bellissima. Bellissima, ah, è arrivata, sì, a quasi 600 ascolti. Benissimo, beh, insomma, quindi è abbastanza variegato, poi ogni volta c'è anche qualche novità. Sì, poi magari qualcosa che non ti aspetti o qualcosa, certo, che davi per scontato che, ecco, non è così. Poi, bello proprio per questo. Calcola che arrivano brani anche da altri format, ma adesso, siccome si è diffuso questa playlist, io tante volte nelle mail o nelle situazioni di Messenger mi trovo gente che mi dice: senta, ma non è che puoi inserire pure il mio brano? Prima fammelo sentire un attimo, no? Chiaro. Per esempio, ho trovato Venere, si fa chiamare Venere, la ragazza mi pare che abbia fatto Saremo Giovani, con Solo il Mare, e Solo il Mare, sì, anche quello sta scalando. Addirittura adesso, ecco, grazie Valentina, sei un amore, non perché sei mia nuora, ma perché tieni conto di tutto. Lo chiamavano il Conte Tacchia per i vicoli di Roma, Festival Italia Musica. Ah, sì, sì, Claudio Natili. Esatto. E Claudio Natili è entrato al volo. Poi ancora i Pooh Forever con Midley 1 e Midley 2. Cioè, proprio. Sì, lì ci sono i pezzi, quelli diciamo più le hit, quelle più conosciute. Sì, 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 è vero. E poi Flashdance comincia a avere una sua vetrina particolare con numerosi brani, con numerosi balli di apertura, e quindi anche loro la loro identità. Benissimo. Anche loro la loro identità, e girano intorno ai 630 visualizzazioni. Perfetto. Quindi piano riferisco piano a tutti, entro questa sera facciamo conoscere. E Alfio Lombardi, oh, scusa se ti trattengo ancora un attimo, ma Marino, dimmi, aggiornamenti su aggiornamenti. Allora, Alfio Lombardi, A me ma anche tu, e Jonathan, sì, Cilia, Jonathan Cilia, Faro Veronica, Libera, buonanotte, sì, Jonathan, sì, e Veronica, faccio prima, O Sole tenore, Mio. Il tenore? Sì, o con O Sole Mio. Valeria Matrisciano con Orchestra Popolare Aniene, Comprami. Sì. Nadia e Francesco con Cosa Sei? Cioè, sì, c'è solo l'imbarazzo della scelta. E Anni Ruggenti con Maracaibo. Che Anni Ruggenti già era andata forte anche altre settimane, sì, vero? Sì, sì, Anni Ruggenti che praticamente se la sta cominciando a battere con i Pooh per sempre con Pierre, stanno testa a testa praticamente. Benissimo, bene, bene, ci fa molto molto piacere. Ecco. Ti ripeto, mi piace tanto questa classifica. Poi e il fatto che insomma ogni tanto c'è qualche new entry, bello. Sì, sì, bello. Poi chiaramente noi proponiamo i brani nostri del nostro repertorio, non che cantiamo, ma che abbiamo fatto in varie trasmissioni. E poi c'è il Festival Italia Musica, che è la ciliegia sulla torta.
perché da quando è entrato Festival Italia Musica, io non lo vorrei dire due volte, facciamo i dovuti scongiuri, ma è salita come un sommergibile, praticamente c'è il dirigibile che va sempre in alto, e io sono contento perché le canzoni devono essere ascoltate, devono essere analizzate anche, per carità, ma se io voglio un momento di tranquillità o di solitudine o di importanza, sento queste note e magari cioè cambia l'aspetto pure della giornata stessa, a volte. Sì, ti fanno compagnia, a volte sì, no? Parte una giornata un po' no, ascolti una canzone, ti viene in mente un ricordo e cambia un po' il tutto, ti cambia l'andamento del resto del giorno, è vero? È vero. Allora, io ringrazio Paola Dell'Igoli, chiedo sempre scusa. Grazie, allora ci vediamo domani sera. Io ti tratterrei pure per 3-4 ore tranquillamente, perché io sono stato capace una notte di fare da mezzanotte alle 7 tu hai parlato. Per cui... Lo so che sei un grande professionista. No, grande perché sono anziano, ho 70 anni. No, perché sei uno bravo che conosce bene il mestiere. Grazie. Lo conosci molto bene. Ci prova e soprattutto come te ce l'ho nel DNA. Ho tentato di lasciarlo, ma non ci sono riuscito. No, mai, non lo devi fare mai. Devi fare questo perché sei bravo. Quindi mi sono ripromesso che anche a 92 anni, quando se ci arriverò, vorrei ancora trasmettere per radio e per altri sistemi che ci saranno, perché poi la tecnologia va avanti. Man mano ci evolveremo, dai. Fa passi da gigante. Allora, domani sera non mancate, ore 21:20, Paola Dell'Igoli, Festival Italia Musica, canale 13 Lazio TV e tutte le piattaforme che saranno connesse con Festival Italia in Musica. Solo su Facebook sono 18, poi su Twitter domani sera penso che saremo in 3 a ripetere il programma, su Spotify Free saremo 2 piattaforme e piano piano amplificheremo questo spettacolo da tutte le parti, perché tutti voi dovrete avere un divertimento sano, genuino, schietto, sincero, che vi farà passare 2 ore senza capire che sono passate 2 ore. Questa è la magia del programma e tutto questo si deve, lo dico pubblicamente, te l'ho detto anche privatamente, grazie alla magia e alla sapienza, alla saggezza e all'astuzia della signora Paola Dell'Igoli. Perché diciamo grazie a tutti, dai. Questa è una trasmissione. È una bella squadra, io dico sempre squadra che vince non si cambia e tu sei il magico filo conduttore così, di tratto in tratto, che fa sì che uno si appassioni sempre di più. Ho sentito il primo cantante, il secondo ancora di più, il terzo arriva l'avvocato Carlo Sguazzo, poi arriva Alfio Lombardi, poi arriva alla fine e mi dicono che chi me l'ha scritto abbastanza? Non c'ho gli occhiali. Che riscontro nuovo ce l'ha Vanna Lauro, la signora delle sigle TV. Dai, bene, anche lei, ho messo questo appellativo anche per Vanna, la signora delle sigle. Esatto. Benissimo. Paola, bene. Grazie della Spediamo tua pazienza. Allora domani sera insieme ai Cugini di Campagna, ma anche insieme a Roberto. Ore 21:20, Lazio TV, canale 13. Tutti sintonizzati. Paola, grazie della pazienza che hai nel sopportarmi. Grazie. Tu lo sai, come dico sempre io, che forza la musica. Che forza grazie sia sempre la musica. Grazie di cuore. Grazie, buona serata. Un abbraccio forte. Grazie Paola, grazie di essere Roberto, intervenuta. Grazie a tutti voi. Ciao, grazie. Ciao. RDA Radio 1, Radio Ballerina 1, Radio Staff, 3 emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web.